Via. 3, Pronto. 2, 1. Leggo che siamo live. Allora, Siamo live. siamo live. Buonasera, buon pomeriggio all'amica cara da Perth, dall'Australia, giusto Samantha? Sì, dall'Australia, Perth Australia. Da Perth, Australia. Buon E lì che ora buongiorno a sono? tutti, perché da me ormai è sera, vedo il tramonto qua fuori. Precisa, che ore sono in effetti? Sono le 5:55. Ok, mentre qui sono appena mezzogiorno, quindi molti staranno mangiando. In questo... Ok, allora condivido il mio link Ah, brava, con allora gli facciamo la amici. stessa cosa, io Dammi un pubblico attimo. e faccio la stessa cosa, io pubblico questo link nel gruppo, cioè Esatto, pubblico. bravo, bravo. Facciamo la Così stessa almeno cosa. magari qualcuno ci guarda. Quindi in questo frangente entrambi stiamo facendo la stessa cosa, ci chiediamo scusa, Esatto. e che Ok. link per il live. Vabbè, che chi lo vuole ci può chiamare anche in privato. Ecco qua, io scrivo. Clicca qui. Clicca qui per leggere in diretta. Ecco qua, l'abbiamo messo pubblico. Poi se arriveranno dei messaggi, speriamo che non... mi sono arrivati dei messaggi privati che non ti posso dire. Ho invitato persone a destra e a manca e che mi hanno detto vedrò se potrò esserci. Senti, solo un piccolo preambolo. Allora, questa qui è un periodo di quarantena, quindi ce la siamo inventati tutti. Noi qui in Italia, tu poi che vai e vieni tra Italia, Terni, se non sbaglio, Terni e Perth, Certo, sì. Dove per chi lo volesse. potrei trovare la tab dove siamo in diretta? Dammi un attimo, mi sono persa Ma io completamente. comincio a dire il motivo per cui siamo qui. Questo è il periodo di Esatto, vai, vai, quarantena. vai, vai, arrivo. Nel periodo di quarantena e con vari live abbiamo preso l'occasione di questa giornata mondiale del libro che nacque, leggendo nelle news, che è nata in Spagna, dove l'uomo regala una rosa alla donna, e poi si celebrava questa giornata sia del copyright, della proprietà letteraria e del libro, non della poesia, che già siamo invasi di poesia dalla mattina alla sera. Una è un esponente, è Samantha, e voglio dire una piccola cosa: io questa benedetta, maledetta Samantha non la conosco, non l'ho mai vista, Non ci napoletana. siamo mai visti, Però in queste occasioni tanti amici e amiche come te ci siamo palesati, perché per la poesia, l'arte, la pittura, la musica si fanno le cose che mai si sarebbero fatte. Lascio a te la parola per dire due cose, ecco, sul fatto che dove ti trovo? Quindi sei aperta, sono aperta. aperta. Guarda, forse riesco a far vedere. Il tramonto bellissimo e È chiaro stasera bello, dal mio balcone ah, sull'oceano. il Forse bello riesco, eh? Vediamo un po' se riesco a il far vedere. tramonto. Quindi sta andando via il sole, ma Sì, c'è il sta scendendo mare. il Laggiù c'è il mare, c'è il sole. Sì, mare. laggiù c'è il No, è l'oceano, mi pare che dicessi che mare. L'oceano, sull'oceano indiano. bellissimo. Allora, io ho le figlie che vivono a Londra a 3.000 km, da qui a Perth sono 10.000, ma quanti sono? Non lo so, saranno 10-12 mila, non lo Saranno so. quindi la poesia, l'arte, la musica unisce i mondi, Unisce il mondo, anche quando siamo così tanto lontani. a dispetto delle quarantene che ci obbligano a stare chiusi, almeno noi. Penso pure da voi in qualche modo è arrivata. Allora, qui la situazione è molto più tranquilla rispetto in Italia. Non abbiamo avuto tantissimi casi, proprio qui in Western Australia abbiamo avuto quasi 500 casi. No, 500 di morti proprio, morti o solo... casi proprio. Di morti ne abbiamo avuti credo 6. Ah, ecco. Sì, no, qui è proprio. Sono riusciti a contenerlo anche perché hanno chiuso subito i confini, hanno chiuso un po' le scuole, hanno chiuso i negozi. Però
Però ecco, anche noi siamo comunque abbastanza segregati in casa. Non uscite con le mascherine, o sì? Siete tenuti a uscire con le mascherine? No, siamo tenuti a uscire con le mascherine, no. Però, diciamo, adesso cominceranno ad allentare un pochino il distanziamento sociale e tutto quanto. Perché non abbiamo, sono 2 giorni che ne abbiamo 0 casi. Avete? Però, sì, abbiamo avuto anche noi il distanziamento sociale, scuole chiuse, tutto chiuso. Però ecco, non siamo ancora arrivati al punto di mascherine o cose del genere, ecco. Va bene. Diciamo, siamo stati fortunati perché l'Italia è stata una delle prime a essere colpita e dopo la Cina. Non entriamo in polemiche. No. Politiche, letterarie, ma qui siamo stati fortunati. Questa la dice lunga sul fatto che non è colpa di nessuno nascere nella parte sbagliata del mondo, che sia sud, nord, est, ovest. Sì, è vero. Allora, te la parola, che cosa hai preparato per questa giornata? Allora, visto che a causa di questo brutto coronavirus che ci ha cambiato la vita, abbiamo perso uno scrittore meraviglioso che era Luis Sepúlveda. Ah, ecco, vero. Allora, è morto qualche giorno fa. È morto la settimana scorsa proprio a causa del coronavirus. Allora ho deciso, insomma, di leggere qualcosa da uno dei suoi libri più famosi. La storia della gallina e del gatto che le insegnò a volare. Ce la leggi in italiano? In italiano? Sì, in italiano. L'avevo comprato a Firenze, adesso a dicembre, quando siamo stati in Italia. Avevo comprato questo libro per leggerlo con mio figlio, perché mi ricordavo che era un libro bellissimo, mi ricordavo questo gatto nero grande e grosso dall'infanzia, no? Probabilmente c'aveva l'età di mio figlio quando l'ho letto. E niente. È un libro che mi è piaciuto tantissimo quando ero bambina e insomma, questo evento mi ha fatto venire in mente, ok, tiriamolo fuori e rileggiamolo e vediamo, insomma, di rivivere l'avventura del gatto Zorba, il gatto nero grande e grosso. Sì. Allora fammi trovare dove mi sono segnata che volevo leggere. Un bestseller, quello di Bach, il gabbiano, Jonathan, pure è stato un bel libro, e pure per i bambini pure è un bel libro, sì, da leggere. Intanto, allora, vai, trovato. Questa è la fascia oraria che teniamo la live aperta dalle 12 alle 13, proprio per cominciare con i giri d'Italia che cominciano dalla Sicilia, pur se partono da Milano. Qui partiamo il tour italiano da Perth, che nemmeno la RAI se lo può permettere. Vai corrispondente con i caffè lunghi, no? Che è un caffè lungo. No, che... è caffè, è te. Io ho la mia bottiglia di vino, però devo ancora mangiare. All'una vado a mangiare e poi ci vediamo alle 4. Se intervieni alle 8 vuol dire che devi svegliarti a mezzanotte, però se intervieni a quello delle 8. No, per intervenire sì, sì, troppo tardi. più tardi di mezzanotte. Perché 8 ore quasi, sono 8 ore. Sì, sono le 2 di mattina. Vai. Va bene. Che faccio? Leggo? Vado? Certo, a te la parola. Allora, il capitolo 10 della storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Una gatta, un gatto e un poeta. Zorba prese la via dei tetti fino alla terrazza dell'umano prescelto. Quando vide Bubolina sdraiata fra i vasi, sospirò prima di miagolare. Bubolina, non avere paura, sono quassù. Cosa vuoi? Chi sei? Domandò allarmata la gatta. Non te ne andare, per favore, mi chiamo Zorba e vivo qua vicino. Ho bisogno del tuo aiuto, posso scendere? La gatta gli fece cenno di sì con la testa. Zorba saltò sulla terrazza e si sedette sulle zampe posteriori. Bubolina si avvicinò per annusarlo. Sai di libri, di umidità, di vestiti vecchi, di uccello e di polvere, ma la pelliccia è pulita, provò la gatta. Sono gli odori del bazar di Harry. Non ti stupire se so anche di scimpanzé, avvertì Zorba. Una dolce melodia arrivava fino sulla terrazza. Che bella musica, commentò Zorba. È Vivaldi, le 4 stagioni. Cosa vuoi da me? Chiese Bubolina.
che tu mi inviti dentro e mi presenti al tuo umano, rispose Zorba. Impossibile, sta lavorando e nessuno può disturbarlo, neppure io, rispose la gatta. Vai più piano che fuori, tanto ci saremo noi due, quindi vai più lenta, vai più lenta. Ok. Per favore, è una cosa molto urgente. Te lo chiedo in nome di tutti i gatti del porto, implorò Zorba. Perché vuoi vederlo? Chiese Bubbolina con diffidenza. Devo miagolare con lui, rispose Zorba deciso. Ma è tabù, miagolò Bubbolina con il pelo ritto. Vattene subito via. No. E se non vuoi invitarmi a entrare, allora sarà lui a venire. Ti piace il rock, gattina? Dentro casa l'umano batteva sui tasti della macchina da scrivere. Si sentiva felice perché stava per finire una poesia e i versi nascevano con stupefacente facilità. All'improvviso, dalla terrazza, gli arrivarono i miagolii di un gatto che non era la sua Bubbolina. Erano dei miagolii stonati. Che però sembravano avere un certo ritmo. Un po' seccato, un po' incuriosito, uscì sulla terrazza e dovette strofinarsi gli occhi per credere a quello che stava vedendo. Bubbolina si tappava le orecchie con le zampe anteriori e davanti a lei un gatto nero, grande e grosso, seduto sul fondoschiena e col dorso appoggiato a un vaso, si teneva la coda con una delle zampe davanti, come se fosse un contrabbasso, mentre con l'altra fingeva di suonare le corde, lanciando contemporaneamente dei miagolii snervanti. Una volta, riavutosi dalla sorpresa, non riuscì a soffocare l'ilarità e appena si piegò in due, premendosi la pancia per le troppe risate, Zorba ne approfittò per intrufolarsi dentro casa. Quando l'umano... Continuando, io l'hai nero grande e grosso. Ti ascolta, vai. Bella che è. Prosegui. Quando l'umano, continuando a ridere, si voltò, vide il gatto nero grande e grosso seduto su una poltrona. Accidenti, sei un seduttore molto originale, ma temo che a Bubbolina non piaccia la tua musica. Che razza di concerto, disse l'umano. So che canto molto male, ma nessuno è perfetto, ribatté Zorba nel linguaggio degli umani. L'umano aprì la bocca, si tirò un ceffone e appoggiò la schiena alla parete. Parli? Esclamò l'umano. Lo fai anche tu e io non mi stupisco. Per favore, calmati, lo esortò Zorba. Un gatto che parla? Disse l'umano, lasciandosi cadere sul divano. Non parlo, miagolo, ma nella tua lingua. So miagolare in molte lingue, spiegò Zorba. L'umano si portò le mani alla testa e si tappò gli occhi, ripetendo. È la stanchezza. Ma quando tolse le mani, il gatto nero grande e grosso era ancora sulla poltrona. Sono allucinazioni. Vero che sia un'allucinazione? Chiese l'umano. No, sono un gatto vero che miagola con te, assicurò Zorba. Fra molti umani, noi gatti del porto abbiamo scelto te per confidarti un grande problema perché tu possa aiutarci. Non sei impazzito, io sono reale. E dici che miagoli in molte lingue? Chiese incredulo l'umano. Suppongo che tu ne voglia la prova. Avanti, propose Zorba. Bonjour, disse l'umano. È tardi, è meglio dire bonsoir, lo corresse Zorba. Calimera, insiste l'umano. Calispera, te l'ho detto, è tardi, tornò a correggerlo Zorba. Dobardan, gridò l'umano. Dobarvecer, mi credi adesso? Chiese Zorba. Sì, e se è tutto un sogno, che importa? Mi piace e voglio continuare a sognare, rispose l'umano. Allora, posso andare al sodo? Propose Zorba. L'umano annuì, ma gli chiese di rispettare il rituale di conversazione degli umani. Servì al gatto una scodella di latte e poi si accomodò sul divano con un bicchiere di cognac fra le mani. Miagola, gatto, disse l'umano. E Zorba gli riferì la storia della gabbiana, dell'uovo di Fortunata e degli infruttuosi sforzi dei gatti per insegnarle a volare. Puoi aiutarci? Domandò Zorba dopo aver concluso il suo racconto. Credo di sì. E questa notte stessa, rispose l'umano. Questa notte stessa? Ne sei sicuro? Chiese conferma Zorba. Guarda fuori dalla finestra, gatto. Guarda il cielo. Cosa vedi? Lo esortò l'umano.
Nuvole, nuvole nere. Si avvicina un temporale e molto presto pioverà, osservò Zorba. Ecco perché, disse l'umano. Non capisco. Mi dispiace, ma non capisco, si scusò Zorba. Allora l'umano andò alla sua scrivania, prese un libro e cercò tra le pagine. Eccolo là. È andata alla finestra, guarda, ti sta sentendo, eh? Sto guardando le nuvole, vai, vai. Bella musa. Guarda, è bellissimo, guarda, come prime introduzioni, noi all'ora di pranzo e tu all'ora di del Vespro, bellissimo, vai, prosegui. Ascolta, gatto, ti leggerò una cosa di un poeta che si chiama Bernardo Atzaga. I versi di una poesia intitolata I Gabbiani. E la poesia fa così. Ma il loro piccolo cuore, lo stesso degli equilibristi, per nulla sospira tanto, come per quella pioggia sciocca che quasi sempre porta il vento, che quasi sempre porta il sole. Capisco, ero sicuro che potevi aiutarci, miagolò Zorba, saltando giù dalla poltrona. Si dettero appuntamento a mezzanotte davanti alla porta del bazar e il gatto nero, grande e grosso, corse via a informare i suoi compagni. E qui finisce il capitolo? Sì. Fammi vedere la copertina che ti affianco, che sto facendo la foto della foto. Sì, a te affianco lì, bellissima, brava, laterale. Tac, tac. Ok, ora mi metto anche io. Metti anche di nuovo il libro. Bene, in tre, questi self, questi li ho inventati tutti io. Come te, Luca, hai inventato tutto tu. Sì. Ma grazie poi alla complicità di una persona, guarda, ho fatto mille prove, sempre online. Con te non ho fatto in napoletano, non ho fatto mezza prova, eppure guarda, ma lei c'ha un suo retroterra, Samantha c'ha un retroterra di piccole recitazioni, ce l'ha, quindi ti viene spontaneo, va. Hai terminato la lettura o ti ho interrotto? No, non mi hai interrotto. Se vuoi posso leggere il capitolo successivo, che è l'ultimo capitolo del libro. Sì, oh, no, intanto vedo Maurizio da Bologna che può entrare. No, ma ci possiamo stare in sei qua dentro. Mi fa piacere che entri altra gente. Bene. Sì. Continua. Sì. Il volo. Una pioggia fitta cadeva su Amburgo e dai giardini si alzava un profumo di terra umida. L'asfalto delle strade splendeva e le insegne al neon si riflettevano deformi sulla superficie bagnata. Questa frase sembra un acquerello, meraviglioso. Un uomo avvolto in un impermeabile camminava in una solitaria strada del porto, dirigendo i suoi passi verso il bazar di Harry. Assolutamente no, strillò lo scimpanzé. Anche se mi conficcate i vostri 50 artigli nel culo, io la porta non la apro. Ma nessuno ha intenzione di farti del male, ti abbiamo solo chiesto un favore, tutto qui, miagolò Zorba. L'orario di apertura va dalle 9 del mattino alle 6 del pomeriggio. È il regolamento e deve essere rispettato, strillò Mattia. Per i baffi del trichefono, non potresti essere gentile almeno una volta in vita tua, macaco? Miagolò sopravvento. Per favore, signora scimmia, stridette supplichevole Fortunata. Impossibile! Il regolamento mi impedisce di allungare la mano e di aprire il chiavistello. E voi, sacchi di pulci, non avendo dita, non potete aprire, strillò in tono canzonatorio Mattia. Sei una scimmia terribile, terribile, miagolò Diderot. C'è un umano per strada e sta guardando l'orologio, annunciò il segretario che sbirciava fuori. È il poeta, non c'è tempo da perdere, miagolò Zorba, correndo a tutta velocità verso la finestra. Le campane della chiesa di San Michele iniziarono a suonare i 12 rintocchi della mezzanotte e l'umano sussultò al rumore di vetri rotti. Il gatto nero, grande e grosso, cadde per strada in mezzo a una pioggia di schegge, ma si rialzò senza preoccuparsi per le ferite alla testa e saltò di nuovo dentro la finestra dalla quale era uscito. L'umano si avvicinò nel preciso istante in cui una gabbiana veniva sollevata da vari gatti fino al davanzale. Dietro i gatti, uno scimpanzé si palpeggiava la faccia cercando di tapparsi occhi, orecchie e bocche allo stesso tempo. Prendila, che non si ferisca coi vetri, miagolò Zorba. Venite qua tutti e due, disse l'umano prendendolo in braccio. L'umano si allontanò in fretta dalla finestra del bazar.
Sotto l'impermeabile avevo un gatto nero, grande e grosso, e una gabbiana dalle piume d'argento. Canaglie, banditi, me la pagherete, strillò lo scimpanzé. Te la sei voluta, e sai cosa penserà Harry domani? Che sei stato tu a rompere il vetro, ribatté il segretario. Accidenti, anche stavolta è riuscito a togliermi i miagolini di bocca, protestò colonnello. Per i denti della murena, sul tetto. Vedremo volare la nostra fortunata, miagolò sopra il vento. Il gatto nero, grande e grosso, la gabbianella stavano ben comodi sotto l'impermeabile, al calduccio, contro il corpo dell'umano, che camminava con passi rapidi e sicuri. Sentivano i loro tre cuori battere, con ritmi diversi, ma con la stessa intensità. «Gatto, sei ferito?» chiese l'umano, vedendo le macchie di sangue sui risvolti dell'impermeabile. «Non importa, dove andiamo?» chiese Zorba. «Capisci l'umano?» stridette Fortunata. «Sì, ed è una brava persona che ti aiuterà a volare», le assicurò Zorba. «Capisci la gabbiana?» chiese l'umano. «Dimmi dove stiamo andando?» insisté Zorba. «Da nessuna parte, siamo arrivati», rispose l'umano. Zorba fece capolino. Erano davanti a un edificio alto. Sollevò gli occhi e riconobbe il campanile di San Michele, illuminato da vari riflettori. I fasci di luce colpivano in pieno la sua struttura slanciata, rivestita di lastre di rame, che il tempo, la pioggia e i venti avevano coperto di una patina verde. «Le porte sono chiuse», miagolò Zorba. «Non tutte», disse l'umano. «Nelle notti di burrasca ho l'abitudine di venire qui a fumare e a riflettere in solitudine. Conosco un'entrata per noi». Fecero un giro e si intrufolarono da una piccola porta laterale che l'umano aprì con l'aiuto di un coltello a serramanico. Poi tirò fuori di tasca una torcia e, guidati dal suo sottile fascio di luce, iniziarono a salire una scala a chiocciola che sembrava interminabile. «Ho paura!» stridette Fortunata. «Ma vuoi volare, vero?» miagolò Zorba. Dal campanile di San Michele si vedeva tutta la città. La pioggia avvolgeva la torre della televisione e al porto le gru sembravano animali in riposo. «Guarda, si vede il bazar di Harry! I nostri amici sono laggiù!» miagolò Zorba. «Ho paura, mamma!» stridette Fortunata. Zorba saltò sulla balaustra che girava attorno al campanile. In basso le auto sembravano insetti dagli occhi brillanti. L'umano prese la gabbiana tra le mani. «No, ho paura, Zorba, Zorba!» stridette Fortunata beccando le mani dell'umano. «Aspetta, posa sulla balaustra!» miagolò Zorba. «Non avevo intenzione di buttarla giù!» disse l'umano. «Ora volerai, Fortunata. Respira. Senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felici. Uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia, apri le ali», miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali. I riflettori la inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle le piume. L'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi chiusi. «La pioggia, l'acqua, mi piace!» stridette. «Ora volerai!» miagolò Zorba. «Ti voglio bene, sei un gatto molto buono!» stridette Fortunata, avvicinandosi al bordo della balaustra. «Ora volerai, il cielo sarà tutto tuo!» miagolò Zorba. «Non ti dimenticherò mai, e neppure gli altri gatti!» stridette lei, già con metà delle zampe fuori dalla balaustra. Perché come dicevano i versi di Azzaga, il suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. «Vola!» miagolò Zorba, allungando una zampa e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava, solitaria, nella notte amburghese. Si allontanava, battendo le ali con energia, fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche, e subito dopo tornava indietro planando, girando più volte attorno al campanile della chiesa. «Volo, Zorba! Sto a volare!» strideva euforica dal vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. «Bene, gatto, ci siamo riusciti!» disse sospirando. «Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante», miagolò Zorba. «Ah sì? E cosa ha capito?» chiese l'umano. «Che vola solo, chi osa farlo?» miagolò Zorba.
Immagino che adesso tu preferisca rimanere solo. Ti aspetto giù, lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplarla, finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime ad annebbiare i suoi occhi gialli di gatto nero grande e grosso, di gatto buono, di gatto nobile, di gatto del porto. Ma che... Samantha, nel frattempo è arrivato un bravo poetastro da Bologna. Ciao. Fai sentire la voce, si sente? Sì, cosa? Si sente. Si sente la voce, sì. Sì, lo sento, lo sento. Ciao, piacere. Hai un cappellino australiano da qualche parte. Mi pare che ho visto una foto con un cappello tipo mio, al falde. Dov'è? Ce l'ho, aspetta, arrivo. Prendi, Maurizio, facciamo questo... Visto che si è svegliato Maurizio da Bologna, facciamo questa puntata di mezzogiorno che io credevo morta, che qui stiamo tutti a cucinare. Invece qua mangiamo e cuciniamo di tutte le maniere. Questo va bene, Nando, come cappello. Vediamo. Ah, bello, bello. Ah. Io faccio una foto. Se vuoi fai anche tu la foto. Tu stai col cellulare o col PC? Io con il PC. E quindi possiamo fare la foto. Io mi faccio una bella foto ricordo. Vabbè che dopo quando la rivediamo le possiamo anche rifare. Vai. Dopo me la mandi, dai. Sì, poi ve la mando. E la faccio anche al televisore, io qua c'ho di tutto. Allora, Maurizio, l'amica dall'Australia. Guarda, cioè... Ho detto che anche la RAI ha organizzato le cose, Mediaset, ma tra Bologna è un'amica che non avevo mai visto dal vivo. Ormai è più la gente che io vedo, sento da online, in questo periodo di quarantena escono. Ma che non possono uscire, ci vediamo. Maurizio, se c'è una cosa a breve, tu perché non vedo niente tutto, se ci leggi, che pezzo hai preparato da leggerci? Allora, questo è il mio tavolo qua da lavoro. Sì, suona, Maurizio suona le percussioni, non so se hai visto l'altro live. Infatti ho visto un sacco di chitarre là dietro, io sto cercando di imparare ma sono veramente senza speranza. Abbiamo fatto un live con la compagna Tiziana che è pure musicoterapeuta, dico bene Maurizio? Esatto, bravo. Ti si vedono solo le parti basse, alza sta telecamera. Stavo facendo vedere i libri. Tieni la telecamera alta. Stavo pensando di leggere, siccome siamo sulla prosa, potevamo leggere solo l'intro delle notti. A breve, perché poi a luna voglio chiudere e poi ne facciamo una alle qua. Però voi potete, non dico Samantha che a quell'ora starà dormendo, però faremo un altro collegamento alle 4, lo diciamo per tutti, uno alle 16 fino alle 17, poi dalle 18 alle 20, quello più corposo, e poi dalle 23 a mezzanotte. Più siamo e meglio. Aspetta, devo prendere il cavo. Tu, Samma, ora vediamo lui che legge, poi tu per chiudere ci leggi una tua poesia che me la prepari, okay. E poi sei libera di andare, no, a cucinare no. No, devo andare a cucinare tra poco, sì. Sono le 6:30 quasi, ecco, tra poco. Sì. Poi la prossima volta organizziamo qualcosa come pensi tu, qualche lettura anche particolare fatta. Vai Maurizio, a te la parola. Leggi tu, poi chiude. Allora, Nando, scegli tu. Facciamo scegliere le opzioni. Dici. No, Sam, vedi tu. Abbiamo Pasolini o Dostoevskij? Però Pasolini è poesia, Dostoevskij è prosa. Tutti e due, vai. Vabbè, dai, proviamo Dostoevskij. Tieni un altro buco schiena. Samantha, se conosci a me maschile, conosci te maschietto pure, che lui pure è un maledetto, Jesenin, Majakovskij, ma certi poetastri russi, uno peggio dell'altro. Allora, hai visto? Io ho portato una cosa delicata, una cosa... No, questo è molto delicato. Questo è molto delicato. È l'intro delle notti bianche di Dostoevskij, che si dice Dostoevskij, non Dostoevskij. Oh, mai saputo. Il nome è Fyodor, dico bene, Fyodor. Fyodor Dostoevskij.
è stato in Russia a fare lezioni, è laureato in linguistica, in mediazione linguistica, per cui pare che abbia fatto delle lezioni in lingua italiana ai russi, o tutto il contrario. In lingua russa ai russi, insegnavo italiano in Russia, ma insegnavo anche russo agli italiani. Ok, mm-hmm. Ok. Sono stato 2 anni all'università di Kursk, che salutiamo, chissà dov'è questa. Potevi mandare il link a qualche Kurt. Allora, Le notti bianche, romanzo sentimentale, dai ricordi di un sognatore. O fu egli forse creato per rimanere anche un solo istante vicino al tuo cuore? Turgenev. Notte prima. Così inizia il romanzo, con la prima notte. Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che forse esistono soltanto quando si è giovani, mio caro lettore. Il cielo era così stellato, così luminoso, che guardandolo ci si chiedeva istintivamente: è mai possibile che sotto un simile cielo vivano uomini collerici e capricciosi? Anche questa, caro lettore, è una domanda da giovani, molto da giovani, ma voglia Iddio farla nascere spesso nell'animo vostro. Parlando di quelle persone colleriche e capricciose, non ho potuto non rammentare la mia nobile condotta durante tutta quella giornata. Una certa strana angoscia aveva cominciato a torturarmi sin dal mattino. Avevo avuto all'improvviso l'impressione che tutti mi lasciassero solo e che tutti si allontanassero da me. Certo, ciascuno è in diritto di chiedermi chi sono questi tutti, giacché da ormai 8 anni vivo a Pietroburgo e non ho saputo stringere quasi nessuna conoscenza. Ma che mi servirebbero le conoscenze? Anche senza di esse, tutta Pietroburgo mi è nota. Ecco perché ho avuto l'impressione che tutti mi abbandonassero allorché all'improvviso l'intera città partì per le vacanze. Cominciai a provare un senso di paura all'idea di restar solo e per 3 giorni interi vagai per la città in uno stato di angoscia profonda, decisamente senza rendermi conto di quello che mi stava accadendo. Sia che percorressi il Nevsky o che camminassi per il giardino o sul lungo fiume, non una di quelle persone che ero solito incontrare al medesimo posto a quelle date e ore in ogni giorno dell'anno. Esse certo non mi conoscono, queste persone, ma io sì conosco loro e le conosco intimamente, ho studiato a fondo le loro fisionomie, gioisco con loro quando sono allegre e mi lascio prendere dalla malinconia quando le vedo imbronciate. Ho quasi stretto amicizia con un vecchietto che incontro sulla fantanca alla stessa ora di ogni giorno che Dio ci manda. Una fisionomia così interessante, così pensosa. Egli borbotta continuamente sotto il naso e agita la mano sinistra, mentre nella destra tiene un lungo bastoncino di canna dal pomo d'oro. Anche egli, però, mi ha notato e mi dimostra una sincera simpatia. Se capita che io manchi un giorno a un dato punto della fantanca, sono certo che diventa malinconico. Ecco perché talvolta siamo lì lì per scambiarci un saluto, specialmente quando siamo entrambi in buona condizione di spirito. Poco tempo fa, dopo essere stati 2 giorni interi senza vederci, ci siamo incontrati e poco è mancato che entrambi ci portassimo la mano al cappello, ma per fortuna ci siamo ripresi proprio in tempo, abbiamo lasciato ricadere il braccio e con un gesto di simpatia siamo passati l'uno accanto all'altro. Continua, No, facciamo a tratti, Mauri. Anche se non c'è gente, se no non ti segui. Facciamo spezzare. Copriti, Samantha. Infatti, se porta la maglietta si è aperta. Un youtuber che te borda. Allora, che invece la gente, i maschietti, Maurizio, questo lo dico a te, dovrebbero apprezzare le donne per quello che tengono dentro, non per quello che appaiono. E solo così ti vengono dietro. Altrimenti se ne vanno anche loro dai fustini. Vabbè, questo ho detto una cazzata mia. Samantha, leggici una tua bella poesia, così facciamo l'intermezzo, poi leggo la mia
e magari Maurizio chiude con il prologo di Dostoevskij, oppure ci puoi passare a un brano di Pasolini, è pure bellino. Che cosa ci leggi, Sam? Allora, visto che sono anche un ingegnere e sono estremamente affascinata dalla matematica, ogni tanto mi viene da pensare dei numeri, degli infiniti, delle costanti, delle... Quest'accento tosco fiorentino, ternano, Non è se io c'ho il problema dell'accento, cioè... Ripeti, Marco, io lo so che accento c'ho. Da capo, ripeti da capo che non ti sei di Roberto, ti ho interrotta. Da capo. Ha detto, manco io lo so che accento c'ho. Vai. Allora, dicevo. Eri rimasta al punto che eri ingegnere. Ah, ecco, dico, e spesso mi rimango affascinata, no, dalla matematica, dal fatto che qualsiasi scoperta matematica poi abbia un'applicazione reale. E quindi ho scritto questa. Le menti razionali sono più attratte da coloro i quali scrivono poesia. La mente matematica è attratta, ma viceversa tu mi dici che chi invece scrive molto è attratta dai numeri, dalla matematica. Boh, non lo so, io sono attratta da tutte e due. Vai. Non faccio grosse distinzioni, mi piace sia uno che l'altro. Allora, la mia poesia è questa, formule e costanti. Se solo l'ordine non fosse casuale e se non avessimo nominato i numeri, se non avessimo inventato delle costanti, non sentirei questa sconfitta arida. Se nelle regole dell'universo si trovasse una faglia che con il suo oscillare ne scuota le radici, potrei sperare in una rivoluzione. Il tempo non sta ad aspettare. Lo spazio non si spiega e non si piega, né si sgualcisce se lo infili nei pantaloni. Resta fermo, incapace di fare ordine. Moltiplicami per pi greco, così per vedere se sono un diametro dal quale ottenere la misura del cerchio. Moltiplicala per pi greco e vedi che esce, non te ne andare, e penso anche chi ci sei, dopo andiamo a vedere i commenti. Te ne leggo una breve mia, che è intitolata Il piacere, che il titolo sembra... Ma guarda il caso. E giù, a una certa età ho cresciuto la barba e vi faccio vedere che il piacere parla anche qui di numeri, pi greco, eccetera. Ma sicuramente. Il piacere. Quei leggeri spifferi di passione delle notti insonni avranno sempre la leggerezza delle nostre parole d'amore all'alba. Nulla sembrerà tormento. Il piacere poserà lieve le sue spine ed è così che t'amo. Vedi, sono stato pudico, è solo il titolo piacere. Bella. Va bene, Mauri, ci vuoi leggere l'ultima cosina di Pasolini? Poi tanto io il live lo devo tenere aperto per quest'oretta, c'è ancora una mezz'oretta. Leggici questa tua di chiusura di Pasolini. Falla breve, Non andare sul lungo. Però un altro pi greco trovalo, Sam, chissà che avremo successo, ci chiameranno, che ne so, dove ci chiamano? No, possiamo... A casa, chiudi. Arrivo. L'alba è scesa intanto? Il tramonto, voglio dire. Il tramonto, sì, è finito, oramai è buio. Entrato, oh, mamma mia. No, qui ancora luce viva proprio. Vado. Vai. Allora, questa è tratta dal ciclo di poesie L'umile Italia di Pasolini. Così ti facciamo ricordare un po' l'Italia, te che sei lontano. Sì. Ah, rondini, umilissima voce dell'umile Italia. Che festa alle pasquali fonti, alle foci dei fiumi padani, alla mesta luce della piazzetta dei noci,
defilare a festoni da gelso in gelso, che i vostri garriti verdeggiano più umani. Che eccelso significato in quel vostro perso groviglio nuovo di gridi antichi. E poi continuo, però mi fermo. No, ragazzi, allora diciamo che altri non ne vedo. Allora, questa qui era l'ora di punta per onorare la bruttissima. Giusto per fare compagnia a me. Come ha detto lei, l'animale da ingrasso si è messa col passo. Sì, sì, sì. E niente, ha fatto piacere. Ma Maurizio, facciamo una cosa, accompagna la chiusura, se io non vedo altra gente, facci sentire uno strumentino leggero leggero a Samantha, là, mentre chiudiamo. Poi Sam, se tu vuoi chiudere, chiudi, però sentiti, vedi un poco qualcosa che c'è dietro, non di tu che conosci qualcosa, la fisarmonica, anche se arriva un po' distorto il suono, io se vedo che qualcuno vuole entrare live lo faccio entrare. Vedo che arriva un messaggio su Messenger. Canto, provo pure un po' a cantare, però sono stonato. Le stelle sono gli occhioni di bimbe belle, tira tira l'erica, romba il moto, questa è la vita bella della mia tu. Ma ferma, se no andrò un po' a fare foto. Quando nel cielo incontri la morte, gira l'intorno, falle la corte, e gira gira l'erica, romba il moto, questa è la vita bella della mia tu. Pensando una cosa nuova, tu pure la tenevi, no? Quelle cose dei cuccini che facevi, no? Che tenevi una cosa particolare, che facevi? Suzanne. Ah, Cyrano, non la sai, no, a me. Suzanne. Aspetta, se vuoi te la canto, va. Aspetta, Senti aspetta poi... che me... Dammi un secondo che metto una base. Speriamo che non vada in distorsione con la cosa. Come si sentiva l'organetto? Si sentiva bene. Cioè, ovviamente sarebbe stato meglio dal vivo, però. Ho fatto la registrazione della registrazione. Ma stai trovando Cyrano o quale? Aspetta. No, ditemi come sentite la base prima di tutto. Aspetta, un secondo. Se non va in conflitto, perché l'altra volta provammo e andavano in conflitto, ancora non ci sento. Senti qualcosa? No, ancora no. Dal PC, falla partire dal cellulare. La faccio andare dal cellulare, aspetta. Ma andrà in distorsione, va in conflitto, prova. Maurizio, ma Tiziana sta impegnata, Tiziana? Sì, sta cucinando. Sta cucinando.
Senti qualcosa? Susan takes you down to a place near the river. You can hear the birds go by and you can spend the night beside her. And you know that she's up crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on a wasteland. And she lets the river answer that you've always been a lover. Bello. And you want to travel blind, you know that she won't trust you. For you touch the perfect body with your mind. Togli la musica, continua senza musica, guarda che va bene. No, la musica, le musiche dai cavi, dai diffusori vanno in distorsione con la voce. Quella dal vivo, ancora, come la fisarmonica andava bene. Ma questa di chi era, Maurizio? Indovina, dai. Questa era Susanna di Joan Cohen, come si chiama? Cohen, sì, bravo, Cohen. E poi l'ha tradotta di André, come no? Di André pure. Sì. Bello, bello. You want more? Canta ancora. A cappella, vai a cappella, vai. Ok. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "Homer, we be sailors, stand until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky were open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Wow. Mi dispiace, you want to travel blind, you think you maybe you trust him, for he has your perfect body with his mind. Ma guarda che gente che esiste al mondo qui, sperduti nei 10.000 chilometri di distanza, ognuno col suo DNA. Nemmeno il corona ci ferma a noi. Ragazzi, noi ci siamo dovuti buttare anche sulla musica, perché di letture a quest'ora non ne vedo. Spero che stasera arrivino. Abbiamo fatto un'oretta di trasmissione. Devo andare a mangiare. Nessuno ci ha pagato. Ecco. Troveremo qualche sponsor. Almeno ci siamo divertiti, dai. Ci siamo divertiti, facciamo allora io saluto io, poi saluta Maurizio e alla fine mettiamoci in postazione da tre, che è più carina, vai. Okay. Allora, cari amici, siamo stati insieme dall'Australia, da Bologna e da Caserta a fare questa prima lettura. Ringraziamo Samantha, Maurizio, passo la parola a Samantha per un saluto che poi va a dormire, prego. No, non vado a dormire, vado a preparare la cena. È stato un piacere fare questa chiacchiera con voi. Buona serata, buon pomeriggio, quello che è, non lo so. Ciao. A te Maurizio, la parola a te, dai. Grazie, grazie a Nando, grazie Samantha, belle queste cose così al volo. Io per caso ho acceso Facebook, ho visto il video, mi sono buttato. Vediamo stasera come va, dai, tanto ci siamo. Va bene, voi spegnete da soli, io lascio il live diretto, vado a bere un poco, mangiucchiare un po' di prosciutto e Sam, ci sentiamo, grazie di nuovo. Ciao, io vado. Samantha, manda il link a qualcuno in Italia
e gli dice se vuole intervenire nell'ora più consona, perché guarda, io il link l'ho condiviso tra i miei contatti, ora non so se qualcuno vorrà partecipare, o alle 4 o alle 6 fino a mezzanotte teniamo il live aperto. Ciao. Vai Maurizio, ciao.
Bene, allora questa prima live, questo primo tronco di live la chiudiamo dall'una alle dalle mezzogiorno all'una, è andata in onda, e ne apriremo un'altra alle 16, durerà sempre un'oretta, quindi questa qui verrà chiusa, quindi questo link che vedete associato a questa live non sarà più valido, ne apriremo un'altra dalle 16 alle 17. E per un'ora chi avrà questo tempo libero da intervenire potrà leggere la sua. Poi aspettiamo la successiva, quella più corposa, delle 18 fino alle 20, sono due ore di live, e poi chiuderemo con quella ultima dalle 10, dalle 22 alle 23. A stasera un bacio a tutti e buona lettura. Vi aspetto, eh?